Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska, secondo quaderno. Canterò in eterno la misericordia del Signore, la misericordia divina nella mia anima. Paragrafi 942-948. 11 febbraio 1937. Oggi è venerdì. Durante la Santa Messa ho provato delle sofferenze nel mio corpo, alle mani, ai piedi e dal costato. Gesù stesso permette queste sofferenze su di me come riparazione per i peccatori. È un breve momento, ma il dolore è grande. Non soffro più d'un paio di minuti, ma l'impressione rimane a lungo ed in modo molto vivo. Oggi mi sento così abbandonata nell'anima che non riesco a spiegarmelo. Mi nasconderei di fronte alla gente e piangerei senza interruzione. Nessuno comprende un cuore ferito dall'amore, e quando esso sperimenta degli abbandoni interiori, nessuno lo consola. O anime dei peccatori, mi avete portato via il Signore. Ma bene, bene, imparate quanto è dolce il Signore, e tutto il mare dell'amarezza si riversi sul mio cuore. Ho consegnato a voi tutte le consolazioni divine. Ci sono dei momenti nei quali non ho fiducia in me stessa. Sono pienamente convinta della mia debolezza e miseria. Ed ho compreso che in quei momenti posso perseverare soltanto ponendo la mia fiducia nell'infinita misericordia di Dio. La pazienza, la preghiera ed il silenzio rafforzano l'anima. Ci sono momenti nei quali l'anima deve tacere. Non è conveniente che parli con le creature. Sono i momenti di insoddisfazione di se stessa, quando l'anima si sente debole come un bambino. Allora si aggrappa con tutta la forza a Dio. In quei momenti vivo esclusivamente di fede, e quando mi sento rinvigorita dalla grazia di Dio, allora sono più pronta a parlare e a trattare col prossimo. Verso sera il Signore mi disse: «Riposati, bambina mia, accanto al mio cuore. Vedo che ti sei affaticata molto nella mia vigna». E l'anima mia venne inondata dalla gioia divina. 12 febbraio 1937. Oggi la presenza di Dio mi penetra da parte a parte, come un raggio di sole. La nostalgia della mia anima per il Dio è così grande che mi fa svenire ogni momento. Sento che l'amore eterno tocca il mio cuore. La mia piccolezza non riesce a sopportare ciò, ma mi fa svenire. Però la forza interiore è grande. L'anima vuole eguagliare l'amore che l'ama. L'anima in quei momenti ha una conoscenza molto profonda di Dio, e più lo conosce, tanto più è ardente eppure il suo amore verso di Lui. Oh, inconcepibili sono i misteri di un'anima con Dio. Ci sono talvolta delle ore intere nelle quali la mia anima è immersa nello sbalordimento, vedendo che la maestà infinita si umilia a tal punto fino alla mia anima. È incessante il mio stupore interiore
nel vedere che l'Altissimo ha in me il suo compiacimento. E lui stesso me lo dice. Ed io mi sprofondo ancora di più nel mio nulla, poiché so quello che sono in me stessa. Tuttavia devo dire che a mia volta amo il mio Creatore alla follia, con ogni battito del cuore, con ogni nervo. La mia anima inconsciamente affonda, affonda in Lui. Sento che nulla mi separerà dal Signore, né il cielo, né la terra, né il presente, né il futuro. Tutto può cambiare, ma l'amore mai, mai. Esso è sempre lo stesso. Egli, il sovrano immortale, mi fa conoscere il suo volere, che lo ami in modo speciale, ed egli stesso infonde nella mia anima la capacità per tale amore col quale desidera che lo ami. Mi immergo sempre più in lui e non ho paura di nulla. L'amore ha occupato tutto il mio cuore, e benché mi si parli della giustizia di Dio e di come tremano davanti a lui perfino i puri spiriti che si coprono il volto e dicono incessantemente santo, e da ciò si deduca che questo mio trattare confidenzialmente col Signore è una mancanza di riguardo per il suo onore e la sua maestà, oh, no, no, e ancora una volta no. L'amore puro comprende tutto, il massimo onore e la più profonda adorazione. È nella più profonda tranquillità che l'anima è immersa in lui per mezzo dell'amore. E tutto ciò che dicono all'esterno le creature non ha influenza su di lei. Ciò che le dicono di Dio è un'ombra sbiadita in confronto a quello che essa vive interiormente con Dio. E si meraviglia talvolta quando le anime rimangono ammirate per qualche affermazione riguardante Dio, poiché per lei è pane quotidiano. Essa infatti sa che quello che si riesce ad esprimere a parole non è poi tanto grande. Accetta ed ascolta tutto con rispetto, ma essa ha la sua vita distinta in Dio. 13 febbraio 1937. Oggi, durante la funzione della Passione, ho visto Gesù martoriato, coronato di spine e con in mano un pezzo di canna. Gesù taceva, mentre la soldataglia faceva a gara a torturarlo. Gesù non diceva nulla, guardò solo verso di me. E in quello sguardo sentii la sua tortura così tremenda che non abbiamo nemmeno un'idea di quello che ha sofferto Gesù per noi prima della crocifissione. La mia anima è colma di sofferenza e di nostalgia. Sento nell'anima una grande avversione per il peccato, e la più piccola infedeltà da parte mia mi sembra un'alta montagna, e la riparo con la mortificazione e le penitenze. Quando vedo Gesù martoriato, il cuore mi si fa a pezzi. Penso a quello che sarà dei peccatori se non approfittano della passione di Gesù. Nella sua passione vedo tutto un mare di misericordia. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore.